Sono le 7 del mattino del 25 dicembre. Buon Natale. Questa è la cameretta in cui ho vissuto i primi 18 anni di vita e qui dentro ci sono tutti i miei ricordi. Innanzitutto c'è un canestro murato, senza un senso, fatto da mio papà. Qui c'è una mia caricatura, le foto di quando sono entrato in piazza monturato, foto di gioco di quando ero molto più giovane e poi qui c'è il battesimo di Contrada. Il poster di Charles Barkley regalato dai miei genitori da bambino e poi, signore e signori, dall'armadio escono le chicche, quelle vere. Come ad esempio la maglia della mia stagione a Siena, l'anno del primo scudetto delle Final Four d'Eurolega, con il numero 18, signore e signori. Signori, il buon Tommino. Mentre quella che vedete adesso è la maglia di Marco Belinelli, ce la siamo scambiata a Biella dopo una finale scudetto under 16 tra Monte Paschi Siena e Virtus Bologna. Finale vinta da noi, questo andava detto. Buon Natale. Ciao Melina. Ciao. Che ora va diretta? Diretta a 20:30. Buon Natale. Marino. Ciao. Buon Natale. Ciao mamma. Buon Natale, sono le 7:30 del mattino. Le mie 24 ore a Siena terminano ufficialmente. Si torna al nord. Non ho mai viaggiato il giorno di Natale. Sono pronto a raccontarvi il mio Natale 2023. Dopo la partita di sabato, persa a Livorno, come sapete, se non lo sapete vuol dire che non avete visto il video e recuperatevelo. Sono venuto a Siena la notte, mi sono fatto il 24, quindi la vigilia di Natale a Siena, con la famiglia, solite cose, bei momenti, con mamma, babbo, sorellina, nipotino. E stamattina 25 dicembre alle 7:30 del mattino riparto direzione nord. Adesso vi racconto, state connessi che così almeno mi fate compagnia. Anche se quando vedete il video mio Natale sarà già finito e anche il vostro. Dai sghiri. Ho fatto 10 km fra strada normale e tangenziale e non ho ancora incontrato una macchina. Pausa benza. Se ti ha lasciato a Natale a lavorare da solo. Anch'io lavoro per oggi, eh. Ciao, buon Natale, grazie. Ciao. Ah, raga. Un sorriso, una chiacchiera di mattina a chi lavora per Natale. Ci sta sempre, fatelo sempre, non solo a chi lavora per Natale, sempre alle persone in generale. Cioè non è che bisogna lavorare per Natale per meritarsi un sorrisino. Let's go! Guarda che giornatina mi regala questo Natale in autostrada. Dove siete tutti? Dove siete? Sono a casa, dove vuoi che siano. A casa, a scartare i regali. Milano, dove sei? E siamo nel posto. Dove vorresti essere a Natale se non a Rescaldina? È mezzogiorno del 25 dicembre e io sono in M4 Train. Cosa potrei desiderare di più? Seriamente. Il tempio. Ora vi spiego per bene quale sarà il programma della giornata. Il programma è questo. Adesso metto la musica a tuono e mi alleno 2 ore, dalle 12 alle 2. Poi farò il grande pranzo di Natale, credo con una barretta proteica o uno shaker proteico o qualcosa del genere. E poi oggi, essendo Natale, c'è l'NBA Christmas Day a Sky e quindi io commenterò stasera la partita delle 20:30 su Sky Sport NBA, Golden State contro Denver, e dopo sarò in studio, in diretta, fino alle 2 di notte. Quindi, giornatina impegnativa. È per questo che sono tornato su e non sono rimasto a casa con la family. Quindi direi let's go. Cago addosso. Dai. Iniziamo a buttare per aria un po' di pesi. Ah. Tanta minuti di allenamento isterico, tirato su cose a caso, pesi a caso, tutti i pesi che c'erano 100.000 volte. Isterico, quello che piace. Per altri consigli sull'allenamento, ragazzi, contattatemi. Nel frattempo è arrivato anche il Chiappons, bella Chiappons, che non festeggia Natale. Non mi chiedete perché non lo festeggia, e quindi mi darà una mano a fare 100 realizzati. Ci abbiamo il tempo? Forza Chiappons, let's go. Ovviamente, man, avrai notato questo Panta in colorway North Carolina. Stai connesso, segui su Instagram Zero Blaster Film. Stai connesso perché arriva. Questa è la mia vita. Sempre mille robe, mille borse, incastri, cose. Non è sempre facile da gestire. Ma dato che siamo eroi. Questa è diventata la borsa dei panni sporchi. Qui c'è la roba per Sky. Altre cose. Qui c'è un paio di asciugamani. Una tuta da lavare.
Docina fatta. In realtà prima ho detto una minchiata, perché pranzo di Natale, ma in palestra non c'ho niente, quindi il pranzo di Natale salta totale. Grazie della compagnia, Chiappos. Buon Natale. Ci sentiamo. E ora si va verso Sky. Allora, non so quanto riuscirò a filmare a Sky e quanto vorrò filmare, perché alla fine sono lì a lavorare, anche all'inizio sono lì a lavorare, però sono emozionato perché è una roba bella, l'NBA Christmas Day è figo, farò una bella partita alle 8:30 in diretta, tanta gente che la guarda, poi farò lo studio ancora in diretta, proverò a raccontarvi tutta la storia meglio possibile, però sono emozionato. È una roba bella, sono emozionato e sono contento. Ieri ho studiato un pochino, ho preparato un po' di cose, stamani durante il viaggio mi sono ascoltato un sacco di cosine, me le sono segnate, bla bla bla. Devo andare presto, quindi verso le 15, perché voglio stare lì un po', segnarmi tutte le cosine, preparare tutto bene, insomma, dai! Sì, pranzo di Natale, arrivo! E allora, ditemi se... Non siamo dei signori. Ah, buon Natale! Pesava la cotta, la galera. Ed eccoci qua. Buongiorno. Attenzione, attenzione. Ho il badge con la foto. Narcotraffico. Buon Natale. Appena arrivato a Sky mi sono sistemato, ho guardato i quintetti con cui sarebbero entrati in campo e poi mi sono segnato tutte le statistiche più importanti sia di Golden State sia di Denver. Lo so ragazzi, potrebbe sembrarvi Venice Beach, ma è Rogoredo. Rogorangeles, diciamo. E qui erano appena le 4 del pomeriggio, 4 ore prima della diretta avevo già gli occhi sbullonati. La mia telecamera è fra 3 ore, sono bollito, veramente. Ho già gli occhi a pezzi, devo stare qua 8 ore. Lo mostro solo. Ho fame. La prossima volta mi porto riso con tonno, perché questi snack sono veramente tragic Johnson. Dopo il panino con la bresaola cotta, putrida a pranzo, forse questi non li meritavo. Intanto Bonfa e Teo Soragna sono andati a fare basket room. Sono le 6:10, è iniziata la prima partita di questo NBA Christmas Day e io me la guardo qui alla postazione di Ale Mamoli. Tech. Mi trovo a Sky e si vede male Sky. Ma come è possibile? Si vede male, salta. Dovrebbe essere tutto pronto, manca un'ora alla nostra telecronaca, ho preparato tutto, anche mi sono preparato l'intro della partita. Iniziamo ad avvicinarci al gabbiotto dove si fa la telecronaca. Devo dire che per questa diretta, per lo più nel giorno di Natale, con tante persone che guardano, ero un po' emozionato. Qui c'è la partita che faremo noi, mentre di qua abbiamo quella che è in onda adesso. Mezz'oretta e siamo online. Mic check e si parte. C'è stato un giocatore che ha impressionato, come ho detto prima, il 20 dicembre a Boston con 10 punti e 13 rimbalzi, ma secondo me è un giocatore che può avere nel quintetto di Golden State un impatto importante difensivo. È 2'8 con 216 cm di wingspan, qui arriva il canestro a 3 punti. Per i Denver Nuggets. Devo dire che nel primo quarto pensavo un pochino al fatto che fosse Natale, che fosse in diretta, poi però una volta rotto il ghiaccio è stato tutto più facile. Mi aiuta anche il fatto che a Sky ho sempre a che fare con telecronisti molto bravi e molto esperti. Sì, è una sorta di racconto della vita, oltre che della carriera, di Stephen Curry. Si passa alla stagione 2012-2013 e si parla di quella caviglia, quella che ha rischiato di determinare in negativo il suo futuro all'epoca da professionista ad alto livello. Dovremmo sporcare il referto. Si solitamente ritira col 120%, qui era arrivata una chiamata per lui, eseguita tra l'altro in maniera perfetta col blocco di Jackson Davis, ma è arrivato il fischio prima che potesse segnare il primo canestro da 3 punti. Intervallo, Golden State più 1, caffè. 11 palle perse per Golden State, molte banali e sono costate tantissimo ai californiani. È chiaro che Jokic non sta facendo numeri, ma genera aiuti. La difesa collassa, c'è spazio per i tiratori. Brown beneficia di questo spazio e segna la tripla. Quindi abbiamo una partita. Comincia il quarto con Denver a più 3. Salutiamo Mammo in studio. Ciao Mammo. La difesa di caldo del Pope è stata importante, in più lui stranamente ha sbagliato 2 o 3 buoni tiri, qui tira da metà campo! Appunto! Eccolo qua!
ho parlato, chiedo scusa. No, non lo so chi ci guarda, però la sensazione è effettivamente che la partita di Natale sia un pochino più... la guardi più gente, ci sia un pochino più ascoltata. Guardate. Partita finita, raga, vado in fuga verso il camerino, mi devo mettere giacca e camicia, truccare, sì, truccare, perché dopo un'ora si inizia con la diretta in studio. Intanto sono le 23:10, nell'intervallo della prossima partita noi andiamo in studio live, staremo qui fino alle 2 di notte. Deserto totale. Devo trovare il mio camerino. Aiuto. Allora, dove sarà il mio camerino? No. Buonasera. Ho un camerino io, Tommaso Marino. Abbiamo trovato un camerino per sì, Tommino. Ok, ci siamo. Devo volare. Ciao. Ciao. Buonanotte e buon Natale, ciao! Filtro Instagram, così. Adesso di corsa torno su al secondo piano perché devo guardare Boston Lakers. Perché io e Francesco Confardeci entriamo in studio nell'intervallo di Celtics Lakers. E stiamo fino alle 2 di notte in studio, ci siamo un paio d'ore abbondanti. Let's go! Ci sono gli studi. Lo studio in diretta, raga, era la prima volta che lo facevo. Non dico che avevo un'ansietta, però ero decisamente emozionato. Anche perché la sensazione che avevo era quella di entrare nelle case delle famiglie nel giorno di Natale. E mi immedesimavo con mio papà davanti alla TV, insomma. Mi fa abbastanza ridere questa cosa. Come sapete, però, il modo migliore per battere l'emozione è quello di farsi trovare pronti, in qualunque ambito della vita, e sono arrivato all'appuntamento preparato. Avevo studiato le mie cosine e infatti alla fine il risultato direi che l'abbiamo portato a casa. Non sarò mai un fan di me stesso in televisione o in telecronaca perché vedo sempre mille errori, mille cose da migliorare e faccio molta fatica a riascoltarmi. Però raga, devo dire che alla fine è andata. E poi guardate che fighino, Tommino, giacca e camicia. Cioè, adesso, va bene, c'è di peggio, eh. Amici miei, prima di chiudere voglio dire che sono davvero contento del mio Natale. Non provate pena per me, per il mio panino lato grill, per le cose che avete visto oggi. Sono felice, contento e mi godo a 100 questi momenti. L'unica cosa che probabilmente mi sarei evitato è cuocere la bresaola in quel panino, che obiettivamente faceva veramente schifo. Finito, finito, sono morto, la giornata è iniziata presto. Credo sia andata bene, non era facile oggi, sono abbastanza contento, non sono mai contento, però l'abbiamo portata a casa, non era facile lo studio per me che non l'ho mai fatto. Porca miseria, sono stanco, gli occhi mi cascano. Prima di andar via mi faccio un verde. E grazie davvero a tutti per avermi taggato in mille storie, avermi mandato mille messaggi su Instagram, per avermi supportato e in generale per supportare sempre tutte le cose che faccio. Se siete arrivati fino a questo punto del video, come sempre, iscrivetevi al canale, io vi voglio bene, vi ringrazio di cuore, siamo una famiglia, raga, e vi voglio bene come si vuole bene una famiglia. Ci vediamo nel prossimo video, ciao! La mia giornata qui da Sky è finita. Adesso vado a casa e vado a nanna per le 3:30, spero di dormire. È stata una bella giornata, sono contento.